In apertura l'emergenza legata al Covid, alla pandemia e la presenza massiccia in Abruzzo, perché sono tanti anche oggi nuovi contagi con una risalita sempre degli indici che fa pensare di un imminente ritorno in zona arancione della nostra regione. Lo deciderà domani la cabina di regia sulla base dei dati forniti naturalmente dal Dipartimento di Sanità della regione Abruzzo. Però per saperne di più e anche un po' per immaginare come saranno i prossimi giorni, alla luce anche dei provvedimenti che di fatto poi blindano le città e anche impediscono i movimenti, soprattutto nelle zone rosse localizzate, andiamo a sentire la nostra collega Gigliola Edmondo in diretta da Chieti, perché vedo il simbolo dell'Università d'Annunzio. Sì, Marina, buonasera a te, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. Con Diego Martelli ci troviamo a pochi metri dall'ingresso principale dell'ospedale clinicizzato, il Santissima Annunziata di Chieti. Come dicevi tu, aumentano i contagi da Covid-19 in Abruzzo, sono 540 i nuovi positivi su 13.290 test eseguiti. Sono persone di età compresa tra 5 mesi e 95 anni, come emerge dal report quotidiano dell'Assessorato regionale alla sanità. I pazienti deceduti sono 5, di età compresa tra 55 e 95 anni. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 34.274 dimessi guariti, che sono più 467 rispetto alla giornata di ieri. Gli attualmente positivi 10.074, più 67 rispetto a ieri. E il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 4,1%. 502 pazienti, più 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 53 in quella intensiva, mentre gli altri 10.319, più 60 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E come dicevi tu, domani si riunirà la cabina di regia nazionale alla luce anche del report che è stato inviato dalla regione Abruzzo. L'incremento dell'indice di positività, che ha superato 1, siamo all'1,20, 1,10%, quindi il provvedimento ministeriale potrebbe arrivare per il fine settimana, e da domenica potremmo. Insomma, si pensa che si tornerà quasi sicuramente in fascia arancione. Ne sapremo nelle prossime ore, anche perché domani mattina si riunirà anche il Comitato Tecnico Scientifico Regionale e vedremo se verranno ulteriormente prorogate le zone rosse ad Atessa, San Giovanni Teatino e a Tocco da Casauria. E a Pescara, come aveva anticipato questa mattina al TG8 il sindaco Carlo Masci, ci sarà una stretta che riguarda la movida nell'area centrale della città. Lo hai ricordato tu, Marina, preoccupa la variante inglese del Covid, quindi c'è stata un'impennata di positivi nell'area metropolitana Chieti-Pescara, e il provvedimento del sindaco Masci prevede il divieto di stazionamento per le persone nelle vie e aree pubbliche del distretto Food and Beverage di Piazza Muzzi e il divieto di consumo di alimenti dei locali e dei loro tavoli. Il comune, quindi, in vista del weekend, prova a blindare la movida e di fatto sarà vietato fermarsi a parlare in strada, si potrà accedere a quelle vie soltanto per raggiungere i locali. Sono previsti controlli rigidissimi per accertare il rispetto delle misure di prevenzione, in particolare per quanto riguarda il numero dei clienti presenti e il distanziamento. Il provvedimento, questo importante, sarà in vigore dal 12 al 14 febbraio, dalle ore 6 alle 22, quindi riguarda via Cesare Battisti. Poi sul sito di Rete 8, rete8.it, ci sono tutte le vie che sono interessate a questo provvedimento, quindi è fatta salva soltanto la possibilità di attraversamento delle aree per accedere agli esercizi commerciali, nonché alle abitazioni private nell'area di deflusso appunto di questa zona in questione. Chi viola le disposizioni rischia una multa da 400 a 1.000 euro. Marina, questo
in estrema sintesi la situazione regionale nell'area metropolitana Pescara-Chieti. Se non hai domande, io ti restituirei la linea.